In questa stanza è conservata una delle opere più celebri del museo, ovvero Lecceomo di Antonello da Messina. È un'opera che apparteneva alla quadriga degli Spinola, che è stata poi trasferita in questi ambienti per motivi conservativi. Costituisce una delle prime versioni di questo struggente soggetto realizzato da Antonello da Messina, probabilmente alla fine degli anni 60 del 400. L'eccezionalità di questo dipinto è anche motivata dalla presenza della cornice originale, sulla quale il pittore, uno straordinario gioco illusionistico, ha dipinto un cartiglio con l'indicazione della sua firma e dell'invenzione dell'immagine. È uno veramente degli esempi più elevati di questo soggetto più volte replicato da Antonello da Messina. Un'opera che probabilmente è conservata nel palazzo almeno dall'inizio dell'Ottocento, di cui diciamo si erano un po' perse le tracce perché racchiusa all'interno di una cornice barocca che aveva coperto proprio il cartiglio originale e poi riscoperta dalla critica soprattutto nella seconda metà del Novecento. In questa stanza, assieme all'Antonello da Messina, abbiamo altre tavole. Questo motiva il ticchettio che si sente in sottofondo, dovuto ai macchinari utilizzati proprio quotidianamente per monitorare lo stato conservativo delle opere, in particolare i valori di umidità e temperatura. Assieme all'Antonello, infatti, qui è esposto un dipinto di Barnaba da Modena, che è uno dei protagonisti della pittura genovese della seconda metà del Trecento, un'opera che era stata pubblicata da Roberto Longhi in un articolo monografico che è stata possibile acquistare negli ultimi anni in quanto costituiva un elemento centrale di una pala d'altare realizzata da Barnaba da Modena probabilmente negli anni 70 del Trecento per una chiesa genovese. E un altro dipinto è entrato a far parte delle collezioni negli ultimi anni è questo straordinario ritratto realizzato da Jos van Cleve, un pittore che aveva bottega ad Anversa, il più importante pittore anversano di primo Cinquecento. È un ritratto di Stefano Raggio. Stefano Raggio era un mercante genovese che aveva importanti diciamo, contatti con l'ambiente commerciale fiammingo, è documentato infatti a Bruges alla fine del primo decennio del Cinquecento, pochi anni dopo incontra Jos van Cleve e gli commissiona, oltre a questo ritratto, anche una pala d'altare che ancora oggi è conservata a Genova nella chiesa di San Donato. Una pala d'altare dove il committente era raffigurato con gli stessi abiti, lo stesso particolare cappello, inginocchiato con alle spalle il suo santo protettore, cioè Santo Stefano. È un importante documento proprio dei rapporti che legavano i mercanti genovesi alle Fiandre e probabilmente una delle prime committenze di questo importante pittore fiammingo ricevuto da un genovese. Tra l'altro Van Cleve realizzerà negli anni successivi altre pale d'altare destinate a chiese genovesi che però purtroppo sono state disperse nell'Ottocento e oggi si trovano nei più importanti musei mondiali come il Louvre, il Metropolitan e la Pinacoteca di Dresda. Invece, abbiamo qui davanti un'opera che non fa parte delle collezioni, ma è stata depositata da un privato. È un'opera estremamente importante, non solo per la straordinaria qualità esecutiva, ma anche perché è strettamente legata alle vicende di una celebre collezione, quella di Francesco Maria Balbi.
che costituiva proprio una delle raccolte di dipinti più significative della Genova del Settecento. Questo dipinto, raffigurante le tentazioni di Sant'Antonio Abate, era conservato proprio nella collezione di Francesco Maria Balbi in via Balbi. E successivamente poi è passato in altre collezioni. Un dato molto importante che lo lega in modo così evidente alla storia della città, ma non solo, è che questo quadro venne visto e ammirato da Gustave Flaubert durante il suo viaggio in Italia. Rimase talmente colpito dalla raffigurazione veramente straordinaria, che in una lettera inviata da Milano a un suo corrispondente francese descrisse proprio l'ammirazione nei confronti, lo stupore nei confronti di questa immagine, e che secondo Flaubert fu, diciamo, l'input proprio per dare forma a una delle sue opere più conosciute, cioè La Tentazione di Sant'Antonio Abate.